libro che in realtà è una specie di diario di un viaggio fatto nell'estate del 2021 a Shengal, che è nel nord dell'Iraq, ed è il territorio, diciamo, storicamente abitato dagli Yezidi, che è questa popolazione che non sono esattamente curdi, nel senso che sono appartenenti a una religione, a un culto molto antico, pre-islamico, zoroastriano. E che però parlano curdo, stanno nel territorio storicamente legato al Kurdistan, ma per via di questa diversa, appunto, di questo diverso culto sono stati perseguitati nel corso dei secoli e massacrati per più volte, l'ultima volta nel 2014 dall'ISIS, che ha compiuto una cosa che è stata riconosciuta come genocidio da parte anche dell'ONU e che ha visto morire migliaia di uomini e migliaia di donne e bambine essere stuprate e rapite e vendute come schiave sessuali. In questo momento gli Yezidi, che dopo essere diciamo, quelli che sono sopravvissuti, che sono scappati, sono poi rientrati insieme ai curdi stessi diciamo, del nord della Siria, del YPG, YPG del Rojava, insieme al PKK, sono rientrati a Shengal, hanno ripreso armi in pugno quel territorio e hanno cacciato l'ISIS. Da allora hanno provato a costruire su quella terra quello che diciamo, chiamano il confederalismo democratico, in quello specifico posto sarebbe l'autonomia di Shengal, ispirandosi ai valori che sono quelli che nel Kurdistan siriano sta già vivendo da anni ormai, cioè con quella che è stata la rivoluzione del Rojava, quindi protagonismo e liberazione delle donne, parità uomini-donne e convivenza pacifica di tutti i differenti popoli e le differenti religioni e un'idea di giustizia sociale e di distribuzione delle ricchezze. Noi siamo andati lì in realtà perché i giorni, appunto, in quei giorni lì scadeva l'ultimatum che lo Stato iracheno aveva dato all'autonomia di Shengal per di fatto consegnare le armi e sciogliersi e quindi rientrare a tutti gli effetti sotto l'autorità dello Stato iracheno. Gli Yezidi dicevano sostanzialmente di no, nel senso che dalle persone che li avevano fatti massacrare, loro non sarebbero mai ritornati perché non si fidavano più. E quindi l'idea era provare a raccontare quello che stava accadendo prima che la situazione in qualche modo precipitasse, perché poi lo Stato iracheno era anche molto spinto dalla Turchia, che gli diceva, diciamo, faceva pressioni perché questa cosa avvenisse, perché la Turchia li considera alleati dei curdi e quindi anche loro terroristi. Da allora sono cambiate una serie di cose, nel senso che lo Stato iracheno non è riuscito a riprendere quel territorio, ma la Turchia bombarda più o meno quotidianamente per mezzo dei droni quella zona lì, e quindi il racconto di quello che sta succedendo c'è ancora una sua attualità. Ah, per me è una cosa molto intensa e significativa, nel senso che io sono uno che non crede quasi mai alle robe che succedono molto lontano per come ci vengono raccontate. Penso sempre che sono delle cose che in qualche modo noi leggiamo con le lenti dell'ideologia, della fascinazione per l'esotico, eccetera. Quindi io la prima volta ci sono andato proprio un po' per toccare con mano, per vedere se era vero o se era tutta propaganda in qualche modo. E in realtà io sono rimasto basito dal fatto da quanto questa cosa fosse vera e non fosse una dichiarazione di intenti, cioè fosse già qualcosa che stava nella vita di tutti i giorni. Lì la questione femminile è quella, diciamo, più macroscopica, che uno può vedere anche come colpo d'occhio attraversare l'Iraq, e significa non vedere donne per strada solitamente, e se le vedi sono sempre velate, accompagnate dal marito, eccetera. Mettere piede a Shengal significa invece incontrare donne, ragazze col velo, senza velo, che lavorano da sole, insomma, è veramente qualcosa di assolutamente diverso. E poi tutta una serie di elementi della vita quotidiana, chiaramente contraddittori, un po' perché è contraddittoria la realtà, un po' perché comunque c'è una guerra, quindi non tutto può stare allo stesso livello di avanzamento, la distribuzione delle ricchezze in un paese poverissimo, evidentemente è qualcosa che fatica ad affermarsi, però è qualcosa di, secondo me, di molto significativo.
Sì, diciamo che gli yazidi, soprattutto adesso, forse se ne è parlato un pochino nel 2014 quando c'è stato il massacro, però adesso effettivamente è un tema abbastanza dimenticato. Ma l'idea, io non è che vado a fare questi viaggi da solo così, io li ho fatti sempre all'interno di un contesto, insieme alla rete Kurdistan, insieme a, diciamo, collettivi che in qualche modo si occupano e hanno a cuore quella causa, e quindi l'idea è che questi libri servano anche un po' come strumento, sia per far conoscere la cosa attraverso la lettura, ma poi per costruire iniziative come quelle di stasera in cui uno può raccontare anche gli aggiornamenti, le cose. Allora, io sono molto contento perché poi è una città che mi piace un sacco, sono contento perché è la prima volta anche che vengo fuori dal contesto di Festival di Letteratura e quindi vedo anche un'altra Mantova, nel senso non soltanto del centro storico, vedo anche delle altre zone. Mi manca purtroppo, non sono mai andato alla Boie, che invece è un posto che, di cui sento parlare Guarda, da se posso dirti, decenni. è qua vicino, Lo so, l'ho quindi. visto venendo, però a parte questo sono contento di vedere anche delle altre parti della città, quindi in realtà sono sempre felice di venire qui.